Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto. L'importanza per la valorizzazione del territorio, quanto conta in un'amministrazione pubblica e locale come quella, diciamo, delle province e dei comuni? Beh, è un bel risultato. Io faccio i complimenti al sindaco Giuseppe Longo, con il quale ho avuto da assessore l'onore di collaborare. E ho ascoltato, diciamo, le sue idee, ho accolto i progetti di questa comunità e insieme abbiamo avviato questo progetto di restauro e di miglioramento di questo castello del X secolo, che oggi viene inaugurato. Quindi complimenti, complimenti al sindaco, complimenti all'amministrazione regionale, al presidente Oliverio, che ha avuto l'intelligenza e l'ingimiranza di portare a compimento un progetto che era stato ideato e avviato e per gran parte realizzato anche, diciamo, nella passata amministrazione. Per me è un momento di soddisfazione ancora maggiore, perché qui a Marina di Saputo venni da giovane candidato del Consiglio Provinciale. Era il 1999, io ero un ragazzino alle prime esperienze, fui accolto con amicizia dai giovani attivisti e anche con considerazione da quelli più anziani, che mi raccontarono dell'impegno di mio nonno anche per questo territorio. Torno qui a distanza di qualche anno, ne sono passati più di 18. E con orgoglio posso dire di aver contribuito a regalare alla comunità la fruibilità di questa importante opera che oggi, insomma, ritorna nella disponibilità di Cleto, della sua comunità e più in generale di quella della provincia di Cosenza. Quindi una bella soddisfazione di cui oggi godiamo. Perfetto. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Cleto.